Volevi sapere perché l'ho fatto. Ho toccato Nel perché dovevo sapere. Tu sai di cosa sto parlando e non fare finta di no. Sai anche cosa succede quando tocco le persone. Una parte di te lo sa, l'ha sempre saputo. Dovevo sapere. Così l'ho toccata. E ho sentito. Il nulla. Proprio il nulla. E poi si è diffuso ovunque dentro di me questo nulla, fino a quando non riuscivo a sentire più niente, era soltanto come un buco, nero, buio e vuoto. Ho provato a riempirlo, ho provato a riempirmi di nuovo, ho chiamato Trish, che è arrivata subito, ma non riuscivo a sentire niente. E così ho bevuto, ma non funzionava. E ho pianto, ma non riuscivo a provare più niente. Shirley, dopo aver toccato la sua pelle, io non riuscivo a sentire più niente. E poi eravamo nel seminterrato e la luce è andata via. Io non riuscivo a vedere e non sentivo. Era come sentivo di fluttuare in un grande oceano di nulla e mi sono chiesta se fosse la fine. Se la morte era soltanto questo, ritrovarsi nell'oscurità e sensibilità e solitudine. E mi sono chiesto se era quello che aveva provato lei, se era quello che provava ogni giorno la mamma, se la morte era soltanto solitudine e oscurità e nulla. E se fosse questa la fine, per tutti quanti noi quando arriverà il momento. E poi la luce è ritornata e lui era lì. Io non l'avevo visto, Giulia. Io non l'avevo visto, non l'avevo visto. Era come la luce nel buio, era come un salvagente in un grande oceano. Io mi sono aggrappata a lui perché dovevo sentire qualcosa, sentire qualsiasi cosa. E lui mi ha fermato, mi ha preso le mani, mi ha detto no, a quel punto sei entrata tu. Io non l'avevo visto, non l'avevo visto, Giulia. Sono comunque felice di averlo fatto, perché ha funzionato. E Dio, finalmente ha funzionato. Ho ricominciato a provare vergogna, a provare terrore. Ho provato una paura del cazzo che avrei rischiato di perdere l'unica sorella che mi era rimasta. Ma Shirley, io ho dovuto farlo, perché quella fottuta vergogna sicuramente molto meglio di quell'orribile vuoto assoluto. Io Shirley non ce la faccio, ti prego. Sono davvero molto dispiaciuta.